Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Io ruberò poco spazio perché le cose da dire sono sicuramente molte, spero che siano anche interessanti. Stasera parleremo di Palestina e ci addentreremo un po' all'interno della questione che sta dietro alla guerra tra Israele e Palestina. In particolare i risvolti storici e politici che hanno portato a questa situazione attuale. Partiremo da lontano, l'autore è un esperto del Medio Oriente e di questo argomento. L'ospite è Paolo Barnard, giornalista RAI, stato tra i fondatori di Report, la trasmissione di RAI 3, ha lavorato nella RAI molti anni, in Report, forse qualcuno di voi lo ricorderà, ha firmato diverse inchieste tra le più interessanti, controverse, tra i quali mi piacerebbe ricordare il marketing del farmaco e Perché ci odiano e l'altro terrorismo, due inchieste dalle quali appunto prendiamo spunto per parlare quest'oggi di Israele e Palestina. Ha scritto anche un libro dove tratta questi argomenti e altri, che è questo qui, Perché ci odiano, se vogliamo sconfiggere il terrorismo dobbiamo smettere di essere terroristi e fermare Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna e Russia. Le prove, le storie e i documenti. Lascerei la parola all'autore. Buonasera a tutti. Allora, io devo cominciare a farvi un invito. Bisogna che noi usciamo dall'idea che esistono parti politiche che facciano il nostro interesse, per cui se voi capite questo, cioè che non esistono più non esiste più un essere di destra, di centro, di sinistra che sia rilevante per i cittadini, capite anche che io non sono qui a parlare di questi temi come persona che si schiera centro, destra, sinistra, con un partito, con un altro partito. Io ho fatto della mia professione proprio una missione, ho detto mi voglio dedicare all'idea che di portare notizie, di portare contenuti ai cittadini, perché i cittadini capiscono quelli che sono i loro interessi, che cosa fa il loro interesse. Questo non c'entra niente con la politica, non c'entra niente con l'essere di sinistra, centro-destra, significa ragionare con la propria testa e imparare a capire che cosa ti conviene fare se vuoi vivere in un mondo migliore e una vita migliore. Molto spesso purtroppo chi parla di questi temi, Palestina, Israele, viene identificato immediatamente con la sinistra o la sinistra estrema. Questo è un dato di fatto, perché in effetti coloro che si sono battuti sul tema del Medio Oriente con maggior visibilità sono sempre state le forze di sinistra estrema o di sinistra, chiamiamole. Però io con questa gente non ho niente a che fare. Perché? Perché diffido di chiunque si riunisca in una parrocchia, chiunque sposi una causa, una battaglia, però fa parte della parrocchia, che sia di destra, di centro, di sinistra, a me non va più bene. Io non mi occupo solo di Israele e di Palestina, mi occupo anche di altre cose, di altri temi politici. Sempre di più mi rendo conto, come ho detto all'inizio di questo discorso, che non ha più senso avere rapporti con le forze che rappresentano la politica. Sono messe lì da qualcun altro, non fanno il nostro interesse, non gli interessa fare il nostro interesse, anzi, se posso dirvi sinceramente, in questo paese il centro-sinistra è la forza che ha fatto e sta facendo più danni in assoluto per quello che riguarda l'interesse di noi cittadini. Oggi va molto di moda prendersela con Berlusconi, che io non condivido per niente, non mi piace, lo detesto, per chiarire chi sono vi dico appunto che ho abbastanza intelligenza e lucidità per capire che dietro tutta sta fanfara
in realtà ci sono dei giochi che vanno a detrimento, a danno delle persone e che sono fatti soprattutto dalle forze di centro-sinistra in questo momento e sono stati fatti dalle forze di centro-sinistra. Allora, tutta sta pappardella per dirvi che cosa, che non si pensi che io vengo qua e sono mandato da qualcuno, faccio l'interesse di un'idea di qualcuno che poi fa i miei interessi. Sono un libero battitore. Sono sempre stato un libero battitore, mi è stato permesso di fare una carriera nel giornalismo fino a che non davo fastidio. Quando ho cominciato a dare troppo fastidio sono stati stretti i cordoni e la mia carriera nel giornalismo si è fermata di colpo e non va più in avanti né indietro, anzi, se vogliamo dire, va indietro, perché io sono stato appunto un cofondatore di Report, ho lavorato 10 anni in Rai, ma ci lavoravo anche prima, cominciai con Santoro quando collaboravo con Santoro quando faceva Samarcand, voi ve lo ricordate perché molti qui hanno un'età per cui sono dei ragazzi di 30 anni che dice Samarcand non si ricordano cos'è, giustamente, perché non è colpa loro. Quindi Rai, io ho cominciato come giornalista della carta stampata prima di arrivare in televisione, ci sono arrivato nel 91 in televisione appunto con Samarcand e prima facevo il giornalista della carta stampata, collaborato per tanti giornali, eccetera, sono stato pubblicato da destra a sinistra, ho anche un curriculum di un certo spessore. Ecco, tutto questo si è brutalmente fermato nel momento in cui io ho deciso che la mia libertà di pensiero valeva molto di più del fatto di stare dentro una testata e di presentarmi come Paolo Barnard del Corriere della Sera o Paolo Barnard di Report o eccetera. Infatti dicevo un minuto fa con l'amico che disoccupato perché Giovanni Minoli, che è stato il mio ultimo direttore in ordine di tempo alla RAI, mi chiede, continua a chiedermi di tornare a lavorare, io non torno in RAI perché ho una pendenza molto pesante con la RAI Radio Televisione Italiana e soprattutto voglio che la RAI Radio Televisione Italiana prenda una posizione morale nei confronti dei giornalisti liberi, che i pochissimi giornalisti liberi che ci lavorano, che collaborano o che ci hanno lavorato. Come sapete l'azienda di Viale Mazzini sfrutta noi giornalisti e poi dopo nel momento di bisogno ci abbandona e anzi nel momento di bisogno addirittura fa delle rivalse nei nostri confronti, quindi voi immaginate. Allora io ho preso questa posizione, ho denunciato gli editori, ne ho fatte di tutti i colori, sono fatto stare che mi sono autodisoccupato. Bene, questa premessa è necessaria perché quando si parla di Palestina e Israele vengono fuori spesso delle polemiche. Io ho una posizione molto chiara sul discorso Palestina e Israele e anche sul discorso del terrorismo internazionale. Abbiamo intendo i sistemi politici di potere del mondo occidentale, abbiamo un torto che è talmente marcio che non vederlo veramente è come non vedere una cattedrale nel mezzo al deserto, è impossibile, insomma. Ma dico questo proprio in virtù della premessa che ho fatto, non per una presa di posizione ideologica, ma perché ho verificato i fatti. Ma soprattutto perché dire che abbiamo torto marcio è utile. Perché è utile? Perché se ti rendi conto di aver torto marcio, ti rendi conto di quello che puoi fare per smettere di aver torto, e risolvere i problemi che affronti. Fino a che non ci renderemo conto che abbiamo torto marcio in tutta la questione terrorismo, in tutta la questione Palestina, Israele, Medio Oriente, eccetera, noi non riusciremo a porre fine alle minacce che il terrorismo e le guerre medio orientali ci pongono. E non ne usciamo, guardate, per un semplice motivo, perché coloro che noi stiamo combattendo, che in realtà sono persone che noi a cui abbiamo fatto torti immani e che si sono svegliate solo oggi, dopo decenni e decenni e decenni di pazienza, di silenzio, di sofferenze, queste persone non ragionano come noi, non hanno i nostri tempi storici, non hanno paura di morire, come abbiamo tutti noi paura di morire, non vedono la vittoria o la sconfitta.